la cosa una che colpisce, storia, un'immagine, una cosa che l'ha colpita nel profondo. Beh, la cosa che mi colpisce di più è le lamentele per quanto riguarda le terapie, le cure che sono state, mi sono state rivolte. Un caso? Il caso che l'ha colpita di più? Il caso di un cardiopatico che ancora non ha ricevuto nessuna informazione su quando una valvola, probabilmente del bypass, gli sarà modificata. È il caso del suo compagno di cella che è evidentemente ha grossi problemi di ambulazione, era in una sedia a rotelle perché ha avuto un incidente in moto e ha problemi, grossi problemi alla gamba e non aveva nessuna informazione su quando cominceranno le terapie, su che tipo di terapie gli verranno date, quindi c'era una forte sofferenza non solo per i tempi lunghi, la mancanza di terapie, ma anche la mancanza di informazioni sulle loro domande. Mi sembra che questo fosse uno dei disagi che mi hanno colpito di più, oltre a quello flagrante del sovraffollamento, perché soprattutto nel Napoli abbiamo livelli di sovraffollamento, come dicevo prima, più alti d'Europa. Grazie mille. Il carcere di Borgo Reale è appena terminata la visita ispettiva condotta dall'onorevole Sandro Corsi del Partito Democratico, accompagnato da Yuri Guayama, segretario dell'Associazione dei Comunisti, da Roberto Gaglio, consigliere della Federazione della Guardia Canadana e Napoli, membro del Comitato della PD diretta in Italia. Onorevole, qual è la situazione che ha trovato? Quali sono i dati che sono stati consegnati dalla direzione del campo? Ma la situazione è quella del triste record di Poggio Reale, record europeo, perché abbiamo appena visitato il carcere più sovraffollato in Europa. Siamo a una popolazione carceraria di oltre 2700 persone, quando in base al regolamento dovrebbero essere 1600. Quindi certamente questo è un problema enorme, soprattutto nel padiglione Napoli. Abbiamo visto delle celle con 8 persone, ci hanno detto che in realtà a volte in quelle celle sono anche 10 persone, quindi è evidente che i detenuti sono ammassati gli uni sugli altri. Siamo molto lontano dalle norme europee, molto lontano anche da quelle sentenze che ci hanno più volte condannato e che continueranno a condannarci se devo giudicare la risposta dello Stato italiano, della Repubblica italiana, alle sentenze ultime sulle mani Torreggiani. È evidente che siamo assolutamente in uno stato di illegalità europea. Poi c'è anche un disagio forte a livello di informazione sulle terapie, richieste molto lunghe, ai detenuti non viene data l'informazione su quando saranno operati per cambiare la valvola del bypass, per avere le terapie per alcuni cardiopatici che abbiamo conosciuto. E l'altro aspetto che diciamo che rasenta il ridicolo, se non fosse invece drammatico, la totale insufficienza, ma questo a causa della mancanza di risorse per quanto riguarda il trattamento psicologico. Dovremmo avere a disposizione tra le 60 e le 70 ore al mese di assistenza psicologica, siamo a 13 ore al mese, 13 ore al mese per 2700 detenuti, quindi altre problematiche specifiche, quelle legate alle tipologie particolari dei detenuti, sex offender, i transessuali, che non si sentono totalmente tutelati e protetti come dovrebbe avvenire, e poi anche aspetti legati alla libertà religiosa, musulmani che non hanno uno spazio dedicato, diciamo una moschea o comunque uno spazio per e anche l'informazione. Alcuni dei musulmani sono stati invitati da noi a fare richiesta di contrarre l'imam perché non sapevano che c'era questa possibilità. Quindi diciamo che oltre ai disagi oggettivi e alla violazione di norme fondamentali, a partire dallo spazio, da quei minimo 3 metri quadri del detenuto, c'è anche una mancanza di informazione, mancanza di consapevolezza su quelli che sono i diritti dei singoli detenuti, su cui bisogna ancora molto lavorare. Ecco, sulle soluzioni che si possono prospettare per tutte queste problematiche, l'amnistia proposta dal Partito Radicale, lei come la vede? Ma guarda, io la vedo tanto bene che ho presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge proprio per amnistia e indulto, e proprio per rispondere alla stato di flagranza criminale della Repubblica Italiana. Io sono molto sensibile, ho una storia europea e mi sento veramente indignato come cittadino italiano, come europeo, di fronte alla totale mancanza di risposte
della nostra Repubblica Italiana alle serie ripetute di condanne, da ultimo appunto i casi Sulejmanovic e Torreggiani e anche quella messa in mora in cui siamo stati posti dalla Corte Europea dei Diritti Umani a cercare di risolvere in un anno lo stato di legalità. Quindi certamente io ho presentato, so che è stata presentata anche al Senato, io ho presentato una proposta di legge per cui si dovrebbe concedere l'amnistia per tutti i reati commessi entro il 14 marzo 2013, per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a questa pena. Questa credo, io spero, se la legislatura parte, io spero che questa è una proposta che ovviamente ho inviato a tutti i deputati, so che ed è basata sulla proposta che i senatori Manconi e compagna hanno presentato al Senato e spero che ci sia una forte sensibilità e una libera valutazione di ogni singolo parlamentare per portare avanti questo provvedimento. Io sostengo pienamente la battaglia dei radicali, la battaglia che Marco Pannella e le varie associazioni radicali stanno portando avanti, perché credo che questo sia un primo tassello di una riforma più ampia della giustizia che è assolutamente urgente a portare avanti in Italia. Un'altra cosa su questo, onorevole, oltre all'amnistia, lei ha sicuramente potuto constatare che la stragrande maggioranza dei detenuti, non solo a Poggio Reale, è o per violazione della Fini Giovanardi o della Bossi Fini, quando non addirittura in attesa di giudizio. Nella scorsa legislatura sono state presentate, a parte la legge Bernardini e altri, che andava a porre un freno proprio alla carcerizzazione degli effetti della Fini Giovanardi, quindi la legalizzazione del possesso, ma soprattutto della coltivazione, che oggi sappiamo che è equiparata allo spaccio. Ma c'era anche una legge, la legge Papa, che non è stata mai discussa, come la legge Bernardini, che portava dei freni alla possibilità di, diciamo, di mandare una persona in carcere prima, quindi in un'incarcerazione preventiva, quindi prima di una condanna. Non crede che oltre all'amnistia anche, diciamo, una limitazione alla carcerazione preventiva e una riforma in senso antiproibizionista sulle droghe, magari anche su altre condotte, possa essere utile per evitare che in futuro ci si possa ritrovare ancora con le carceri sovraffollate, esattamente come è successo dopo l'indulto? Io credo che la Bossi Fini e la Fini Giovanardi siano delle leggi fallimentari sotto tutti i punti di vista, perché non hanno risolto il problema della dipendenza dalle sostanze stupefacenti della droga, non hanno ridotto l'uso delle droghe, non hanno ridotto... Siamo il paese con l'aumento maggiore in Europa. Siamo il paese con l'aumento maggiore in Europa, siamo un paese che non è riuscito a affrontare il tema anche degli immigrati irregolari, cosiddetti clandestini, quindi da questo punto di vista, diciamo, la logica repressiva della Fini Giovanardi, della Bossi Fini, è stata totalmente fallimentare, così è fallimentare l'approccio repressivo che si riversa nel sovraffollamento carcerario. È evidente che se noi abolissimo, come io credo vanno abolite, vanno superate sia la Fini Giovanardi che la Bossi Fini, noi avremmo già automaticamente, solo per questo, solo con un approccio che non è repressivo e che vede e non vede il carcere come soluzione per questo tipo di reati, che appunto andrebbe tutto depenalizzato, avremmo già una diminuzione, io credo, almeno del 40-50% della sovrappopolazione carceraria, e credo che questa sia la direzione da portare avanti. Io sono indignato ancora di più per gli abusi della custodia cautelare in Italia. La custodia cautelare in Italia ha una media in Italia di detenuti in attesa di giudizio del 40%, quando la media europea è stata dal 20 al 25%, e anche se è vero che noi abbiamo un problema particolare, che è quello di mafia, camorra, 'ndrangheta, che richiedono rispetto ad altri paesi un ricorso maggiore alla custodia cautelare, è evidente che la custodia cautelare viene non solo usata ma anche abusata in Italia, ed è qualcosa di assolutamente indegno, perché qua siamo arrivati al carcere come sanzione preventiva. Ad ogni buon fine ti faccio scontare qualche mese in carcere, poi vediamo se sei colpevole o innocente. Questo è evidente che è un abuso anche dovuto al fatto che la politica debole non riesce e non ha il coraggio di affrontare dei temi fondamentali del diritto, della politica giudiziaria, che va invece secondo me affrontata di petto. Io sto seguendo in questo periodo il caso di Ambrogio Crespi, che insomma vari radicali, ma non solo, conoscono bene.
da mesi in custodia cautelare. Non capisco quale sia la pericolosità sociale, non capisco dove sia il pericolo di fuga di una persona che non richiede altro che ritornare dalla sua famiglia, ritornare dalla sua bambina che penso che abbia 3-4 anni. Ecco, questi sono dei casi che sono assolutamente inaccettabili in un paese civile e che sono invece purtroppo la norma in un paese incivile dal punto di vista della ingiustizia come l'Italia. Grazie. C'è qui con noi anche Yuri Guaiana, segretario dell'Associazione Civili Diritti, che ha visitato l'associazione radicale per diritti, esattamente, che ha visitato soprattutto le ali del carcere di Poggio Reale, nelle quali sono detenuti cittadini transessuali, omosessuali o comunque che sono in carcere per reati a sfondo sessuale. Qual è la situazione nello specifico che hai trovato? Allora, intanto diciamo che questa visita al carcere di Poggio Reale è stata organizzata nell'ambito delle iniziative politiche che si stanno mettendo in piedi qui a Napoli per il sesto congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Quindi chiaramente il focus di questa visita è stato sui reparti che hanno a che fare con le persone transessuali, le persone omosessuali e anche i sex offenders. Intanto un dato che è in realtà positivo è che ci siano dei reparti dedicati a persone transessuali e a persone omosessuali, cosa che in Italia non è sempre stata. Ci sono però anche in questo caso molte problematiche. Innanzitutto partiamo dai sex offenders, che sono la struttura carceraria è organizzata in modo tale da mettere nello stesso padiglione sex offenders transessuali, che non sono invece detenuti per questioni sessuali, e tossicodipendenti. I sex offenders sono tutte quelle persone che hanno commesso crimini di violenza sessuale, ma anche, mi dicono, di pedopornografia, cioè di visione di materiale pedopornografico, che non è una violenza esercitata, ma semplicemente messi nello stesso reparto con coloro che invece hanno perpetrato violenza vera e propria. Questo è già un dato, a mio avviso, molto indicativo e abbastanza inquietante, benché apparentemente, bisogna verificare, viene previsto dalla legge nazionale. Per quanto riguarda le persone transessuali, ci sono delle problematiche molto gravi che riguardano l'utilizzo delle terapie ormonali. Le persone transessuali necessitano di avere una costante terapia ormonale. Ora, il sistema sanitario campano, perché da pochi anni il carceri si appoggiano sul sistema sanitario nazionale, che però ormai è gestito a livello regionale, non passa la terapia ormonale. Questo crea dei problemi perché chiaramente è una questione di costi, le persone detenute non hanno modo di lavorare e quindi spesso non riescono a pagarsi le terapie ormonali. Inoltre non solo se le devono pagare, ma c'è anche il problema della ricetta, che spesso e volentieri è difficoltoso riuscire a farsi prescrivere in carcere. Altra questione che ho riscontrato all'interno della sezione dedicata alle persone transessuali, c'è una cella in particolare che non ha neanche un muro divisorio completo con porta per separare lo spazio dove le detenute soggiornano e dormono con i sanitari, che sono sempre insieme alla cucina. Quindi sostanzialmente c'è una promiscuità totale tra bagno, cucina e posto dove dormire, in uno spazio assai ridotto, benché devo dire che il reparto transessuali e anche sex offenders non ha problemi di sovraffollamento. C'è anche un altro dato positivo che bisogna segnalare: c'è la possibilità e il tentativo viene fatto di distinguere le persone transessuali, metterle nella stessa cella a seconda della nazionalità per evitare conflitti interetnici tra persone transessuali. Altra questione assai problematica è la questione igienica. Questo vale per tutti i detenuti, ma anche in particolare per le persone transessuali, perché vengono distribuite carta igienica e saponette una volta ogni mese o mese e mezzo per mancanza di fondi. Questo vuol dire che le persone detenute si devono pagare questi generi di primissima necessità e spesso e volentieri hanno difficoltà anche a farlo entrare. Questa è la cosa che a me personalmente ha più scioccato. Passando invece
al reparto che riguarda le persone omosessuali, scopriamo che le persone omosessuali che sono, si sono dichiarate tali e quindi vengono messe in questo reparto apposito che è il piano terra del padiglione Salerno, hanno, fanno spesso degli incontri con personale religioso, volontarie religiose, in particolare una suora con le quali, che è particolarmente sensibile al tema, con le quali hanno colloqui molto frequenti per affrontare le tematiche legate alla loro omosessualità. Ecco, questo è una questione da indagare, perché è chiaro che se viene offerto soltanto un servizio di natura religiosa a persone omosessuali già in difficoltà, in situazione della libertà, ecco, bisogna verificare meglio. Infatti abbiamo chiesto, adesso la direttrice ci ha detto che partirà di recente un progetto, tra poco un progetto specifico per il reparto dedicato alle persone omosessuali, non abbiamo avuto modo di visionare questo progetto, tornerà Roberto, presumo, per visionare questo progetto e capire a chi è stato affidato, a quale associazione, perché è assolutamente inaccettabile che i colloqui psicologici delle persone omosessuali siano affidate a una persona religiosa oppure anche a personale volontario che non sia laico. Senti, Babbo, una domanda su questo fronte dei transessuali, a livello più altro ambientale, perché immagino, magari mi sbaglio, quindi ti chiedo dopo conferma di questo, che si tratti in particolare di popolazione non italiana. Sì, e quindi questo aumenta i problemi, giusto? Anche di integrazione, per quel che può valere l'integrazione in un braccio comunque protetto. Assolutamente sì, ci sono questi problemi di integrazione, c'è anche, si registra una forte conflittualità. Spesso e volentieri qui le persone transessuali vengono trasferite da altri carceri e questo problema si sta appunto cercando di risolverlo. Devo dire che per ora il problema della conflittualità sembra essere abbastanza risolto, perché si mettono per ogni singola cella detenute transessuali della stessa nazionalità, proprio per evitare questo problema. Un dato che si riscontra in paragone con gli altri carceri che hanno delle sezioni dedicate alle transessuali, alle persone transessuali, è che qui l'età media è molto più elevata rispetto ad altri carceri. Questo è un dato che vi do, che devo a Marco Perduca, che mi ha segnalato questa differenza con gli altri carceri, ed effettivamente l'ho riscontrata. Qui le persone transessuali sono tutte di un'età decisamente avanzata rispetto al... Con Roberto Gaudioso invece vogliamo trattare un altro tema che è molto presente all'interno del carcere di Poggio Reale, che è quello dei cittadini detenuti di altre religioni, sostanzialmente in particolar modo musulmani. Qual è la situazione che hai trovato? Certo, tutto questo zelo religioso per quanto riguarda i cittadini detenuti omosessuali, transessuali, e non c'è per quanto riguarda i musulmani. Anzi, diciamo, facendo una lista, diciamo, di personale religioso addetto, con nonchalance ci veniva fatta tutta una lista di associazioni cristiane, assolutamente cristiane. E diciamo, i detenuti musulmani, che sono comunque un buon numero, penso che siano meno del 15% in Poggio Reale, non hanno proprio nessuna possibilità, diciamo, di vedere le loro autorità religiose. Noi abbiamo cercato di spingere su questa cosa, la direttrice vedrà cosa potrà fare, anche se non si è presa, diciamo, alcuna responsabilità al riguardo, e, però speriamo di spingere su questa cosa, anche perché non hanno nessuno spazio per pregare. Le celle dove ci sono gli immigrati sono veramente sovraffollate e arrivano anche a 10 persone. Non c'è proprio nessuno spazio per pregare, mentre i cristiani possono andare in una cappella che viene anche utilizzata come teatro, va benissimo, però non viene utilizzata dai musulmani, non può essere utilizzata dai musulmani. Tra l'altro la direttrice si è impegnata molto in questo periodo per assicurare, lei ha detto, il passeggio e lo sport, però ci hanno, in realtà i detenuti ci hanno detto che non è veramente assicurato a tutti. Anzi, devo segnalare, non è mai successo di solito in altre rispettive, i lavoratori hanno impedito a me e a Yuri di fare domande. Non potevamo fare domande, poteva fare solamente l'onorevole Gozzi,
e evidentemente c'era qualcosa da nascondere. E io l'ho constatato anche perché cercavo di uscire per ultimo dalle celle, sono stato anche richiamato per questo, e lì in quel momento sono arrivate diverse denunce. Altre denunce sono arrivate da persone che lavoravano lì dentro, persone di buon cuore, che ovviamente non vogliono essere intervistate, hanno paura di ritorsioni e altro. Mi hanno detto che non c'è nessun buon rapporto tra le guardie e i detenuti, anzi è piuttosto violento questo rapporto. E io penso che la situazione del carcere popolare è tragica. Ogni altra parola, diciamo, veramente è superflua, perché i dati sono veramente... Il dato effettivo in realtà rispetto non è 1.600, ma quello proprio è 1.400, quindi è ancora più basso, c'è un sovraffollamento di oltre 100%, e non si vede fine, proprio totalmente. E la direttrice, anche la questione della fila qui, e sembra che è una questione del carattere napoletano, dei napoletani che arrivano alle 5 del mattino perché vogliono, per loro passione, diciamo, in realtà fanno le file chilometriche anche d'inverno, cosa che noi abbiamo documentato nella situazione per la Grande Napoli, per una tara mentale di noi napoletani. Lo ha dichiarato recentemente, tra l'altro. Sì, 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 sì. Infatti anche lei è napoletana. Io mi domando, cioè, la questione anche dei bagni, per esempio dal primo piano del reparto del Salerno, sono veramente sconvolgenti, diciamo, i calcinacci cadono, è comunque una schifezza assurda. Le persone malate, quindi, cioè, il carcere di Poggio Reale veramente è una situazione tragica e disumana. Altre cose che mi vengono in mente è semplicemente, io penso proprio alla poca disponibilità a poter discutere con queste persone, visto che anche gli educatori ci hanno ripreso quando cercavamo di fare delle domande in più. Non so se abbiamo fatto un buon servizio che, stimolando i detenuti a fare una richiesta per incontrare le autorità religiose musulmane, visto che esiste un campo napoletano, tra l'altro, Piazza Mercato, che però loro sono veramente abbandonati a loro stessi, i cittadini stranieri. Alcuni veramente vivono in una situazione di semi-povertà. Se il minimo, il dato minimo della direttrice dice 45 giorni per dare saponette e altro, posso sospettare che 45 giorni siano anche 2 mesi. Certo. E queste persone come si lavano nel frattempo? C'è un'umidità lì dentro spaventosa, persone che probabilmente non hanno nemmeno i calzini, e la situazione è veramente agghiacciante, è veramente agghiacciante. Io non penso che in altri periodi dell'anno, dove magari quando farà più freddo o farà molto più caldo, la situazione sia... Tra l'altro io ricordo che l'anno scorso è mancata l'acqua per un mese, sì. Non sono riuscito a farmelo dire da un detenuto accompagnato dalla guardia. Invece questa cosa l'abbiamo registrata, io ne sono sicuro. L'educatore mi ha detto: no, ti sbagli, è di Santa Maria Capua Vetere. Noi abbiamo presidiato questo carcere, abbiamo fatto più di 80 sit-in, non penso di sbagliarmi su questo carcere. Quindi è tutto, diciamo, è da abbattere, secondo me. Grazie.